Non è Ferragosto se non è Sagra San Rocco di Bigolino. 600 pezzi di spiedo, più di 200 prenotazioni, le tavolate sono già pronte, tutto sta per iniziare. Quest'anno molta più gente per San Rocco. Sì, buonasera, quest'anno c'è stato un aumento di presenze, siamo passati dalle 150 dell'anno scorso a circa 210 di quest'anno, e complice il fatto che magari la temperatura è un po' migliore dell'anno scorso, in quanto l'anno scorso era un po' freddino. E poi c'è stata la presenza anche di alcune compagnie esterne al paese, pur trattandosi comunque di una sagra paesana e diciamo di una sagra tradizionale di Bigolino. La Proloco è al lavoro, tutti i collaboratori? Certo, certamente sì, tutti i collaboratori della Proloco e anche il gruppo Alpini di Bigolino, che come al solito ci dà una mano non indifferente, diciamo. Abbiamo bisogno di loro soprattutto in cucina, in quanto ci sono alcuni di loro che sono dei cuochi molto, molto bravi. Dietro questa manifestazione qua, come tutte le manifestazioni, c'è un lavoro molto importante, anche perché è fatto da persone che fanno tutt'altra cosa, quindi il volontariato in particolare, che è quello che facciamo noi e che fanno i nostri ragazzi, è sempre da premiare e è un valore aggiunto per queste feste. Anche il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese, la serata del Ferragosto è venuto a San Rocco. Com'è questa serata? È una bella serata passata qua in borgata assieme a tante persone, tanti amici, è bello ritrovarsi. Devo dire che come sempre il mangiare lo spiedo è ottimo, ma quello che mi piace sottolineare soprattutto è vedere tante persone che si danno da fare. Qui ci sono almeno tre generazioni, dai bambini a adulti e diciamo ai veterani esperti che da tanti anni collaborano, danno una mano assieme alla Proloco per questo San Rocco, ed è bello vedere famiglie, ragazzi, bambini impegnati per mantenere queste tradizioni. Quindi non solo si mangia e si beve bene, ma soprattutto si tiene viva una tradizione che è uno degli aspetti fondamentali delle nostre borgate, delle nostre frazioni, delle nostre comunità.